Ma hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrea Incontone in questo nuovo video di Yo-Kai Watch Pony Pony. Avevo detto che avrei fatto un video quando mi sarebbe successo qualcosa di interessante nel gioco, qualche pull bella o cose così, ma invece di fare solo pull, perché non fare anche video esplicativi? Visto che nessuno in Italia li fa, bene o male, nessuno spiega per filo e per segno cosa fare durante un evento, e visto che io ho una grande conoscenza, non è vero, della lingua giapponese, vi posso spiegare tutto quello che c'è da fare nell'evento. Cominciamo subito quindi con l'evento di questa settimana. Lo sto registrando un po' in ritardo, ho già fatto delle cose, quindi esce quello che esce, ma non c'è problema, si può fare tranquillamente. Andiamo a vedere subito le missioni. In realtà la prima cosa da vedere non sarebbero le missioni, ma quando apriamo l'evento, che andiamo nel percorso dell'evento, troviamo innanzitutto questo yokai, che è uno yokai di rango Z, è uno yokai fantastico, ha delle statistiche da paura, è il primo yokai che supera i 1000 punti di attacco e non è neanche male, neanche tanto male con i punti salute. Ora, quando apriamo l'evento, che succede? Ci appaiono due opzioni, o il tesoro, questo qui lo vedete, oppure ci compare uccelladro. La cosa migliore da fare è selezionare il forziere, credetemi, selezionate il forziere e non avrete problemi durante la Budokai. Il torneo Budokai, ovviamente, quello che si sta svolgendo ora. La prima cosa da fare dopo aver selezionato il forziere è andare a vedere ovviamente le missioni che ci sono da fare. Andiamo qui. Ok, le missioni per oggi, più tardi penso che le farò. Ho raccolto qualcosina, vediamo un po'. Ah, una sfera grande. Ora, vedete qui ci sono tutti quanti questi numeretti. Le prime due già le ho fatte, ma cosa bisogna fare con queste missioni? Sono tutte uguali. E bisogna usare dei ticket per andare a rubare gli oggetti, a rubare, facciamo bene attenzione, a rubare gli oggetti agli altri giocatori. Come funziona? Ora, dal numero 1 al numero 6 sono tutte uguali e bisogna rubare per ricevere la moneta Enma massimo 10 volte, o meglio, minimo 10 volte dagli avversari. Come si fa? È presto detto. Dunque, l'evento si va avanti abbastanza velocemente, si procede molto velocemente, non dovreste avere alcun tipo di problema. Io sto giocando davvero poco, ma devo mettermi d'impegno e arrivare a livelli alti. Dunque, l'ho fatto per ben 12 volte. 11 volte, pochissime. Ora, con questo oggetto che vedete qui illuminato con 90 punti, si compra. Io già l'ho comprato due volte. Attenzione, questo oggetto si può ricevere anche durante gli incontri del torneo Budokai. Cosa ci si fa? Si va qui. Si vanno negli oggetti, si va sul forziere. E si va su Doppios. Io ora sto ancora a Doppios, o comunque come si chiama, non mi ricordo. Ho tutto quanto, mi manca però i dadi della tribù misteriosa. Quindi cosa devo fare? Devo scegliere uno tra questi giocatori e affrontarli. Io nel team ho tutti quanti yokai di tribù audace, che contro gli yokai della tribù misteriosa ricevono un punteggio extra. Ora, a trovare quello che ha solo gli yokai misteriosi. Ci sono? Ci sono i giocatori. Ovviamente tenete conto che più yokai di rango alto, intendo rango A, B, C, S, 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 quello che è, più alto avete il rango, più difficile saranno gli avversari che vi si parano davanti. Bene, allora, vediamo un po' come siamo messi. Scegliamo sempre i dadi che non abbiamo. E io andrei... Ah, cavolo, questo già c'è il drago. Mi ispira questa qui. Cavolo, abbiamo ancora punti più bassi di prima. Sapete che c'è? Io tanto posso pure prenderla tranquillamente lì quando faccio le sfide. Però proviamoci, tanto per farvi vedere. No, se va male, va male. Se va bene, va bene. Proviamoci, proviamoci. Dovrei prendere un bonus, però a quanto pare no. Come andrà? 23.000. Ok, già prendiamo un bonus. E qua prendo il danno io perché sono stupido. Accidenti. Non avrei comunque vinto. Non avrei comunque vinto, però... Però ora lei si è presa uno dei miei... Si è presa il dado che io non ho preso, ma alla fine ero con zero, rivado con zero. Ora però che ho usato tre biglietti, guardate un po' che succede, andiamo qui sulle missioni e bangete, eccolo qua, moneta felice, non me ne faccio nulla.
vedrò di avanzare e comprarmi anche gli altri biglietti fino ad arrivare alla Emma Coin, che poi comunque sia molto interessante, potrebbe uscire bella robetta. E ora, le altre missioni che dovevo farvi vedere prima, ma non l'ho fatto, ho queste in maniera molto molto semplice. Dovete vincere le sfide quando andate a rubare agli altri. Semplicemente, più semplice di così non si può. Ce ne sono 7 in totale. E se vincete 20 sfide... Cavolo, quanta roba devi comprare qua? Devi shoppare come un dannato. Se vincete 20 sfide vi danno un segreto dell'anima G. Se ne vincete 15, una moneta Dream Coin 3G3. Se ne vincete 10, un segreto dell'anima. Se ne vincete 7, 500 punti. Se ne vincete 5, una sfera grande. Se ne vincete 3, 300 punti yokai. E se ne vincete una, un segreto dell'anima mini. Di queste missioni ne ho fatte solo 3. Ora, se arrivassi a farne 10, potrei prendere la moneta Emma e quindi anche poi magari provare a battere questo yokai qui, che si affronta per la prima volta dopo aver vinto 15 volte il torneo. Il torneo è molto semplice, sono contribuo a restrizioni, ma alla fine li fate in modo molto facile facile, quindi non c'è alcunissimo problema. Quindi sinceramente portare video di questo genere di Yokai Watch non mi dispiace. La prossima volta cercherò di spiegarvi meglio l'evento, il prossimo evento, quello nuovo, così in modo da avere tutto pronto appena esce. Se avete dei dubbi, sapete cosa fare. Io come sempre non posso fare altro che ringraziarvi per aver seguito anche questo video. Come sempre vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.